Ma sì, certo che ci sarà, i leader si sono parlati venerdì scorso, una partita importante come quella del Quirinale si gioca nelle ultime ore, la storia insegna questo, quindi al momento giusto si rivedranno e Silvio Berlusconi, che con buona pace di chi rosica è centrale, scioglierà la riserva e lo farà per il bene del paese, su questo state certi. Ah, guardi, devo dire che qua dentro tutti abbiamo bene in mente che il momento è delicato, sia dal punto di vista della pandemia che evidentemente ancora fa paura e dall'altro anche della situazione economica perché vogliamo proseguire nella ripresa che abbiamo ben impostato nel 2021. Quindi vi garantisco che nessuno fa tattiche politiche fine a se stesse, ma cerchiamo l'assetto migliore per dare più stabilità al paese. Senta, invece riguardo alle regole per le votazioni, come siamo messi? Sulle regole per le votazioni, per fortuna ieri mi sembra prevalso il buon senso, c'è stato un ordine del giorno dove tutti, anche la sinistra che inizialmente sembrava pensarla diversamente, ha invece detto che è giusto trovare un modo per far votare tutti, quarantenati, positivi, si può fare. Tra l'altro la sinistra ha criticato un po', era fredda su questa ipotesi, poi gli abbiamo ricordato che Nancy Pelosi, negli Stati Uniti, la più grande democrazia del mondo, ha riuscito a organizzare in modo da garantire la piena possibilità di partecipazione al voto dei grandi elettori. E voglio anche dire che devono valere le regole che valgono per tutti, però parliamo anche di grandi elettori che hanno dietro la fiducia di tutti gli italiani, che sono in un momento solenne, costituzionalmente sancito, di voto del Presidente della Repubblica. Quindi noi dobbiamo essere uguali a tutti gli altri, ci mancherebbe, ma al momento non è come tutti gli altri e quindi invitiamo Fico, invitiamo chi ha il potere di farlo in questo momento perché decide le regole di ciò che avviene qua nelle stanze di Montecitorio, di trovare il modo per garantire la più ampia partecipazione al voto del Presidente della Repubblica.